carica. L'unico gioco di PS5 che ha un caricamento. Esatto. Cioè, io boh. No, io sto andando alla radio, C'è una radio. Pure io. Mary and Happy. You're okay. Sadness? Is that you? Are you okay? What was that thing? Hello? Find Richard. Richard? No, Richard. Sadness. The man I'm looking for is named Thomas. Ti ho detto Richard. Who's Richard? Day room. Sala ricreativa. Boh. Dove Trovo cazzo un era? modo per entrare nella. Are you trying to show me the way? No. Tu che pensi? La sala ricreativa qual è? Bravo! Cioè, io non so un cazzo, raga. Ah! Allora! No, vieni giù! E Cioè, vieni torna giù. proprio tutto indietro! È tutto indietro Sì, dove? sì, sì! Dall'ascensore, sai dove c'è l'ascensore? Vai ancora in giù, già dopo le scale, vieni proprio verso la telecamera. Scendi quei quattro scalini di merda e vai verso quella porta. Verso la porta d'ingresso? L'alta, Ah, quella di fronte. Mi sì, ok. Boh, si apre da sola. sono cagato sotto quando si è aperta da sotto. Boh, vabbè. Dei room è lì di fronte. Andiamo lì e esploriamo. Io esploro una. La musica non mi sta per niente piacendo, ma proprio per niente. Allora, Esploriamo. leggi un po'. Continua a vederlo nei sogni, l'altro posto, polvere morta e perdita d'occhi, una sensazione di vuoto che mi dilania l'anima. Mi sveglio tossendo, sento la polvere che mi brucia i polmoni. Prego che smetta, lui mi dice che non si può evitare, ma d'altra parte non può dire altrimenti. Direi che è bestiale, ragazzi. Però. Io ancora non sono entrato, sono qualche giro a vedere che cazzo c'è, ma tanto. Questa è una shortcut? E niente, è il momento di Dovevo entrare, mi sa. entrare. Piano piano, perché. Ma è bloccato anche qua, raga, pigli per il culo. What now? E Non è adesso niente. bestemmio la Madonna. Si è accesa la Bene. luce qua, si è accesa la luce qui. E poi? Ok, si è aperta una porta. Sto camminando. Allora, è finita la musica. First Thomas, then Richard. Before I knew it, I was looking for a bunch of strangers. E adesso At least invece. sadness was still with me, in a way. Allora, laggiù in fondo vedo delle sedie appese, ma indietro non possiamo tornare, andare per forza verso lì. C'è qualcosa per terra qua? Usiamo il potere quello lì della percezione. Ma sembra che non c'è un cazzo da prendere. Percepisco che dici porco. Il potere della percezione. Qua non si può. Andiamo avanti. Sono delle. Ta 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 ta. Cosa. Ah no, non sono delle sedie, c'è proprio il soffitto crollato. Mi devo catafottare di sotto. Triangolo. Così. Bene. Oh, ti sei buttato tu? Sì, non posso fare altro. Non mi fa entrare. Qua c'è del sangue. Is that? Oh God, it's everywhere. How many Io ho people paura di died quello lì here? che per me quella roba lì sarà tipo. Tipo Mister X. Per me quello lì da un pelo al cazzo. Io. Però sta Era solo cosa come che mod. non posso. Ho sentito un suono inquietante, proprio Esatto. brutto, Esatto. Si può scendere nella piscina o no?
Tanto interessante che fuori è diventato buio, perché effettivamente siamo arrivati... Sì. Qua? Triangolo. La piscina può scendere? Sì, mi fa scendere, c'è un triangolo qua. Per entrare nella piscina. Però là c'è una porta aperta. Entriamo nella piscina. Ah, vuoi andare alla porta? Oramai ho schiacciato triangolo. Boh, allora scendiamo giù. Tanto concettualmente giusto. Percezione. Cos'è lì? Quadrato. E che minchia mi guardo nella piscina, scusa. Ah. Interessante. Intuizione. Ah, c'è un collezionabile. Dove, dove, okay. Dove? Dove? E sulla transenna che c'è in piscina. Sul quadrato. Se schiacci intuizione. Ma allora stai fermo. Io ho schiacciato quadrato. Mi sta facendo guardare in prima persona una parte della piscina. Schiaccia L1. Schiaccia L1. E poi non c'è una cosa che ti luccica sopra nella transenna. C'è scritto milicia. No. Su sta transenna c'è scritto milicia. Ma su che cazzo di transenna, Beppe? È dentro la piscina. C'è una transenna barra ringhiera. C'è un quadrato. Ah, ma tu non l'hai trovato. Sempre dentro la piscina. No? Lascia perdere quella. Qua ti fa guardare la piscina. Poi c'è un altro quadrato sul lato della piscina. Ma lì c'è un triangolo. Qua non c'è una minchia. C'è una ringhiera. Una ringhiera. Una ringhiera transenna. C'è una sedia, tu superi questa sedia in mezzo alla piscina. Vicino a un triangolo c'è un quadrato. Non so come spiegartelo in modo migliore. Sì, me l'ho trovato. Lì, poi ecco. Direi che comunque qua era solo per il collezionabile. Mica. Però aspetta, questo viene anche dall'altra parte, vediamo di là. Some things don't just go away. Beh, qua non puoi fare un cazzo di salire, ma they echo. Non può andare. Pazzesco. Niente, no. Sì, c'è il collezionabile, ci sono dei drappi pieni di sangue e poi è andata così, c'è il sangue sulle mura. Sì, infatti sono verso la porta. Penso un cazzo. Volevo vedere se c'era ancora qualcosa qui a lato. Guarda, ci sono del sangue, ci sono le macerie col sangue, sì, guarda sì. Che schifo. Li ha messi in piscina, li ha messi. Guarda che sento un eco. Ecco. The nurse. She did it. She killed them all. It was like something possessed. Oh madonna. Is that really what you want us to put on there? It's what I saw. The nurse. L'infermiera. Esatto. L'infermiera, ma come? Perché? Però allora, raga, attenzione, siamo sicuri che dove mi fa guardare la piscina là non mi sto perdendo qualcosa? Perché me la fa guardare così a caso, scusa. Ma ho provato a schiacciare intuizione, però non... Mi provo a scendere, vediamo che succede. Effettivamente non sento sospiri, non sento niente. Invece se salgo di qua... O è da dove sono sceso qua, non so un caso. Sembra il caso. Niente, c'è una minchiazza. No, non c'è una minchiazza. No, io direi di andare alla porta. Va bene. Tra l'altro chiediamo scusa ai miei fratelli polacchi, perché io la volta scorsa non mi sono mica reso conto che sono gli stessi sviluppatori di Observer, che è uno dei miei giochi preferiti di sempre. Invece no, ma questi chi cazzo sono, Blooper? I vichinghi. Che fa? Allora, boh, allora. Qua c'è un carrello. Esatto, lo leviamo.
Devi spingere. E una volta che l'ho spinto? Esatto, il sangue. Sì, sì. Ah, poi c'è un eco, forse. C'è un eco? No. No, 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 no. Ma è sicuri che dovevamo spingerlo? Tiriamo. Non mi fa più tirare, ma... Non mi fa più tirare. Ma... Io ho provato in entrambe le parti, ma... Ma sta bene sto gioco che fa, cioè ogni tanto ti fa fare una roba che serve a niente. Sto entrando nel buco. Ma è fatta apposta a farti... Boh, io mi faccio quadrato e passo da sotto sto buco quando c'è un cazzo. Sento un eco, sento un eco, sento un eco. Qua? Sa che non fa far quadrato, poi io... Sooner we're done, the sooner we can get out of this place. Ah! Definitely didn't need to feel that. Qua ci sono le docce. E niente, il puzzo di budella e merda, giustamente. Sì, le docce, qua. Quadrato. Un giorno. Amore mio, vorrei avere il coraggio di inviare questa lettera. Vorrei avere il coraggio di inviare questa. Vai. Sembra così facile, basta infilarla nella buca delle lettere. Allora perché non ci riesco? Un giorno lo farò, ti amo con tutto il cuore. Non ho capito. Ha scritto una minchia. Cos'è che non hai il coraggio di inviare? Perspicace, ho preso un trofeo che non so cosa. Perché. Non ho voglia di guardare. Qua non c'è una minchiazza. Qua in fondo, vediamo dagli armadi, non si possono aprire. Questa volta dei cali della proto Madonna. Io sto proseguendo qua, ma tra un po' arriva quell'altro, lo sappiamo. Io lo so che arriva quell'altro. Forse ho visto, cos'è? Ah no, è acqua, sembravano le impronte della bambina, invece no. Cos'è? Sono cagato, vai a fare in culo. Sto vizio di merda quando raccolgono gli oggetti. Francesco, che cosa dovrei fare con te? Dopo la chiusura del Niwa, mi pregasti di tenerti qui. Dicevi che ti serviva del tempo per sistemare le cose, che avrei potuto esserti utile. Ma ora so che mi stai... Che avresti potuto essere utile. Ma ora so che mi stai solo usando come scusa. Come quelle lettere che continui a scrivere. Lo so che non ne hai mai inviata nemmeno una. In famiglia tutto bene, signor Rekovic. Forse andrò a casa la prossima primavera. Al massimo l'estate. Ma chi vuoi prendere in giro? Frank. Franky culo di gomma. Beh, esatto. Almeno finché sei qui posso tenerti d'occhio. Assicurarmi di non trovarti ubriaco marcio svenuto in mezzo alla neve. Direi che è il minimo che possa fare. Buon vecchio Frank. Troppo impaurito per vivere, troppo testardo per morire. Cesco, a volte mi sento in colpa di usarti così. Ma poi mi ricordo che mi serve tutto l'aiuto possibile. Va bene. Ok. Allora, qua c'è poi un corridoio. Sì, arriva quell'altro. Arriva cazzo era esatto, era non ho, io avevo l'L1 acceso, anche tu avevo sentito, sì. Un watch però non, no, ma è quello, chiaramente è quello, perché la voce di cazzo me la ricordo, quel piccio caga addosso, sto camminando pianissimo, lo sento. Se arriva e spacca la finestra, io qua c'è una porta alla finestra, che facciamo? Non si apre. Boh, risolto il problema. Boh. Niente, dobbiamo andare lì. Ah, però c'è una porta aperta qua. Qua c'è uno specchio, lo guardo lo specchio. Guardiamo. Hey Marianne. You look like shit. Io ho paura di essere schiacciato indietro. Boh, no, è successo un cazzo. Ah, boh. Va bene. Sei stato coraggioso, io ancora fermo a guardare lo specchio. È più coraggio di me qua, tu, in queste fasi. Ma praticamente io sono arrivato in fondo, c'è un lucchetto e va bene, poi posso schiacciare quadrato. Bolt cutters? Esatto. Ah, sì, le prendiamo. Ehi, folly I could reach. E poi? Un salvataggio. Esatto. Non un cazzo.
come uno spirituale, forse, però come cazzo si entrava? Ma sai cos'è? Forse lo faceva lei in automatico. E niente, quindi torniamo indietro. Quindi niente. E con allora, Cristo. Per me sì. Però lo specchio. Lo sento, lo sento. Ehi là, guarda quella bastarda della bambina. Esatto. Quindi? Sadness? How did you... Ah, e shit. Fa. Cristo, shit. Cristo. Segui la scia. Eccolo del spirito. Vedi, è venuto per tua intuizione. Qua? Quadrato. Ok. Perché non fa non un cazzo ridere, raga. Fa proprio un cazzo ridere. Io non ci andrei nel mondo spiritico, perché... Ho trovato un eco. Sì, esatto, anch'io, intuizione. Ci sono queste farfalle da seguire. Ah, sai cosa scopriremo? Perché mi è parso già di intuirlo da determinate cose. Vedrai che noi facevamo parte qua, eravamo ospiti di sto posto. Sì, noi eravamo uno di quei bambini di sta roba qua. Sì. Qua ci dice di seguirla giù in piscina. Lily. Guardiamo giù. No, non c'è un cazzo. Attenzione, qua c'è un cane. Come un cane? C'è un peluche di un cane, di un cagnolino. Nella piscina. Che lei ci sta facendo, guardate tutti sti eco. Qui ci fa salire su. Vedi, quella voce, vedi, si ricorda delle robe. Adesso ci farà guardare in fondo alla piscina, guarda. No? No, c'è un altro di quei giocattoli. No, però non inizia a spaccare la minchia. Muoviti. Devo risalire qua? Sì. Sì. Allora, qua. Perché se noi andiamo nel mondo spirituale, meglio di no, perché quello stronzo è dall'altra parte. Eh certo. Non è cosa? Qua, quindi... Sono per qui da qualche parte. Ah, qua per terra c'è un'altra roba. Un carro armato. Siamo pazzi. Arriva. Stai zitto, Bernard, brutto picciu. Allora, dove devo andare? Qua sotto. Per me qua succede qualcosa. Nella porta di nuovo mi fa andare, eh? Avete scassato la minchia. Backtracking. Versi devastanti. Dove mi stai facendo andare? Ah, l'armadio che volevo aprire prima. Chi è che mi ha detto di stare zitto qua? Raga, no, eh. Mi ha guardato a sua volta. Perché mi sono familiare, buca neve? No, che cazzo faccio? Stai zitto, Bernard! Fa. Kids can be such assholes sometimes. Mi sono perso la scia adesso. Dopo che ho aperto l'armadio. Che cazzo di armadio hai aperto? Sai, forse tu eri già quando ho trovato il gatto. Quando ho trovato il gatto. C'è il gatto, il peluche del gatto. Peluche del gatto. Forse... Adesso sono tornato al corridoio, alle scale. Poi mi sa che l'ho perso. Ah, tu eri più avanti praticamente. Ah, eccolo qua il peluche del gatto. Sì, sì, io non sapevo un cazzo di sta roba qua. Snowdrop, eh? Bucaneve. Why does that sound familiar? Raga, devastante. Dovessi mai avere di nuovo un gatto
bianco diventa bucaneve per forza. Come i biscotti. Oh. Cos'è? Illustrazione strappata. Attenzione, il gatto riflesso allo specchio è nero. Devastante. Poi? Ah, non c'è più la scia, sai? No, dobbiamo tornare sui nostri passi. Cioè significa andare avanti dove siamo andati prima. Quindi vai quella porta, sali le scale. Io ci sto aspettando qua dalle scale. E boh, andiamo avanti. Esatto. Sento di nuovo quel bastardo. Mirror, I felt a slight tug in my pocket. Mi sono sentito tirare. I could tell there was more to that figurine than just carved wood. Mi sento tirare la tasca. Niente, bisogna tornare allo specchio tendenzialmente. I can feel it calling out to me. Ma chi? Cosa? Che cazzo dici? Piano, che adesso quell'altra fa bubù. Se... No, io potrei... No. No, che cazzo? Lo facciamo passare dall'altra parte. Questo è un problema. Questo è un problema perché arriva quell'altro a spaccare la mia. Quindi ci sono determinati punti del gioco in cui tu puoi andare. Cioè, è la prima volta che questo si ritrova solo dall'altra parte. Non è, parte. Non è più in tutte e due le parti. Poi? Attraverso lo specchio. What the hell is this place? Ok, esatto. E niente, cos'è questo posto? È l'inferno. Ma se io vado a clicco sullo specchio. Che no, è bloccata nel mondo spiritico. Il gatto. Il gatto. No, raga, qua è brutto, eh. Qua è veramente brutta. Guarda, da questa parte. Ma perché arriva quell'altro? Ma io... Sì, adesso muoio. Porca, se non infarto adesso. Per quell'altro ci cerca. Saliamo le scale. Qua non c'è niente da prendere, quindi salire le scale. Mamma? Allora, qua non si può continuare. La mamma gli sta scannando. Ah, sta a vedere che. La mamma di Bernard. Vedi, ho sempre detto che era un picciu Bernard. Che è successo? Cosa parliamo? Wait. I know you. Come ti conosco? You were that boy. Era intappolata lì come lo ero io. He was trapped there, just like I was. I knew his name, but somehow that wasn't enough to send him away. Manda via l'anima di Bernard. Allora niente, bisogna trovare la faccia di Bernard. Esatto, adesso c'è una roba da seguire. Io so già che... Vabbè, adesso manteniamo la calma. Tu ti dici di far quello? Però non è, non è bisogno. Lì ci sono delle facce tendenzialmente. Esatto. Come faccio a tagliare sto posto? Non abbiamo il rasoio. Io ce l'ho. Io ce l'ho il rasoio. Sono piccio. Sì. Aspetta. Solo che ci conviene. Aspetta, non tagliare. Perché lì ci sono gli uccelli e non abbiamo l'energia per proteggerci. Ma dove... Scusa, e questi perché non ho il rasoio? Perché non hai il rasoio? Non lo so. Cioè, io l'avevo preso l'altra volta, ho fatto tutta una serie di robe con il rasoio. Allora. Maybe I can find the one Bernard's missing. I need to look around. Allora. Cioè, tu c'è il rasoio. Ok. Vedi, ma l'hai raccolta adesso o dall'altra volta? No, dall'altra volta. Perché io non ce l'ho. Allora, una sorgente spirituale. Dammi questa energia. Perfetto. Tra l'altro qua vedo uno specchio. That cat figurine was the key.
I can't pass through without it. Non posso. E non ce l'hai più? Nothing. Niente, no, cazzo. Non ce l'ho più. Gotta find something to open the Beppe, com'è possibile? A me, io guardo nel punto dove devo iniziare a tagliare e me lo fa selezionare dall'inventario. Io l'ho buttato. Ma non puoi averlo buttato, cioè, non penso. Appunto, cioè. Hey, that's where those bolt cutters are. No, senti, so c'è qualcosa che non va. Allora, vediamo un attimo nell'inventario. Proprio, non ho un inventario. Oggetti. Ah, rasoio. Ma ce la fai? Ce l'ho, però perché non me lo fa selezionare? Ma perché starai guardando nel punto sbagliato come un coglione. Bah, potrebbe essere. Adesso sì. Non l'avevo selezionato. Allora aspetta, che prima volevo vedere una cosa col rasoio su quella faccia di cazzo. This was yours, wasn't it, Bernard? E prendila però, Bernard. Perché non me la fa prendere? Maschera di un ragazzo. Sì, ma qua siamo circondati da cristiani, ce ne stiamo rendendo conto. Da cristiani morti. Se io esco, però quell'altro non deve arrivare a rompermi i coglioni. Boh, perché... sto tagliando anch'io la pelle. Te la sei assorbita la luce per pararti dalle zanzare? Sì. Allora questi mi piombano in faccia e schiaccio R1, quello che cazzo era, per lo scudo. Niente, ti aspetto magari per inserire la faccia di cazzo. Dai, tanto io ti aspetto. Andiamo. I'm sorry you had to go through all this. It's time for you to find peace. Vai con Dio, Bernard. Bernard. Thank you. Ma prego, figurati. Allora, il gatto. Ah. It kind of looks like the one I used to get through the mirror. Feels like it too. Beh. Ok. Quindi c'è uno specchio. No! Come si corre, Beppe? Non mi ricordo come si corre. Con R2, okay. Con R2. Porco. Allora. M'ha preso. Stay away. Porca la M'ha preso. Okay. Io ce l'ho fatta. Ah, però con la luce puoi rompigli il culo. L'ho mandato via con R2. Io mi sono ricordato per miracolo dove era lo specchio. Pure io. Poi io mi ricarico, sai cosa faccio? Tanto mi serve un cazzo, per me di più. Ok. Ma ho avuto dei riflessi felini pazzeschi. Raga, devastante. A me mi ha preso, ma ho schiacciato R2 e ce l'ho fatta, gli dai un colpo. No, io per miracolo, non so come, non mi ha preso per un millimetro, per miracolo, anche perché io non sono andato nel panico, non mi ricordavo come si correva. Hai visto come urlava? Piccioli, parla come un tipo. Cos'è? Sento i tuoi fremiti? No. Eh no. Ah, minchia. Ma che cazzo è? Dobbiamo andare piano. Ma non ci credo. Lui ti vede. Ma non ci credo, cosa ci fai in sto mondo? Devi tapparti come Death Stranding. Come Death Stranding, raga, le scia. Tra poco muoio. No, raga, però se viene... È andato via. E no, raga. Se viene a spaccare la minchia pure qua, no. Raga, le scia... Esatto. È uscita prima questo o... No, è uscito prima Death Stranding. Death Stranding, a voglia. Examination room. Comunque... Camminiamo iper mega piano. Reach them. Devi passare nel mondo alternativo bestiale. Come si fa? No, raga, di nuovo. Sì, no, io non c'entro ancora, aspetta. Ci sono i tagliacazzi di dietro. Great. Lo specchio, esatto.
c'è un telefono da prendere e c'è un eco. Pronto? Esatto. C'è un telefono. Oh, quindi? Tu vuoi già passare in quello specchio? Iniziamo ad esplorare e ascoltare, vediamo. Ah sì, anche perché non può andare su una parte, sono un coglione. Pensavo che... Ma sta tronchese è ancora un cazzo. Very meticulous of you, comrade. Non ho letto un cazzo, non ho proprio fatto attenzione, ma neanche a una parola. Molto bene. The best.